Si è tenuta presso l'hotel Salina di Talsano l'assemblea dei lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria. Tra i punti trattati l'articolo 21 mille proroghe, i lavoratori di pubblica utilità, lo sblocco del TFR e il trattamento integrativo ex bonus Renzi. A tal proposito abbiamo ascoltato le dichiarazioni del coordinatore dei lavoratori ex Ilva in AS, Michele Altamura, e per gli aspetti più tecnici il dottore commercialista Francesco Falcone. Iniziamo con il signor Michele Altamura. Mi dica un po' qual è la situazione attuale riguardante appunto i lavoratori in AES? Allora, sono ormai da 3 anni che siamo stati abbandonati dalla politica. Noi da 3 anni che stiamo sempre a fianco dei lavoratori di Inaes, poi per via della situazione di emergenza Covid c'è stato questo leggero distacco con i lavoratori per via di non poter fare assemblee e compagnia varia, però siamo ritornati adesso ancora più guerrieri di prima. Le problematiche sono tantissime, abbiamo avuto l'ultimo scontro col governo sul discorso dell'articolo 21 del decreto mille proroghe, dove grazie a Dio la politica ha fatto qua su questo scippo verso la città di Taranto e ci siamo riusciti ad ottenere ancora che i soldi rimangano qui per bonificare il territorio. Poi ci sono tantissime altre problematiche che attagliano i lavoratori, dal discorso del che ancora non si sa nulla se rientreremo a lavorare in fabbrica, ma rientrare in fabbrica in quelle condizioni pietose come la fabbrica in questo momento giace non è per niente nostra volontà, perché il governo sono mesi che dovrebbe far uscire questo piano industriale, però non si sa nulla e che fine faremo ancora. Oggi infatti faremo questa assemblea per decidere insieme ai lavoratori le nuove iniziative da intraprendere. Appunto, vogliamo dire quali saranno? Ci sono già sul tavolo nuove iniziative, nuove manifestazioni, nuove assemblee in programma o intendete fermarvi qui? Non credo. No, non penso proprio, non fa parte del nostro DNA. Ci saranno a brevissimo nuove assemblee, sicuramente anche delle iniziative di protesta sotto la Regione Puglia, perché da mesi anche loro ci hanno promesso di iniziare un percorso di lavori di pubblica utilità, che c'erano dei fondi disponibili per i lavoratori, dai corsi di formazione, all'incirca si parlava di 10 milioni di euro, però ancora non si sa nulla e noi siamo pronti a scendere in campo, come sempre abbiamo fatto, a fianco dei lavoratori. Grazie mille. Passiamo adesso ad analizzare la questione da una parte un po' più tecnica. Sì. Ci spostiamo infatti qui, spostiamo i nostri microfoni dalla parte del dottore commercialista Francesco Falcone. Ecco, entrare nello specifico di tutte le questioni sarebbe un po' troppo impegnativo. Facciamo un po' un focus su quella che sarà la situazione. Sì, ho accolto l'invito di USB a rappresentare un attimo quelli che sono gli effetti della riforma fiscale che è in corso in questi giorni, anche in danno alla situazione di tutti i lavoratori, compresi quelli di Ilva in AS, in modo particolare quelli che hanno un doppio CUD, e il caso loro è esattamente quello di cui parleremo oggi, si troveranno a dover avere problemi di gestione degli effetti dell'ex bonus Renzi che viene trasformato completamente e per evitare che si trovino nella condizione di dover restituire somme che percepiscono, oggi cerchiamo di affrontare con loro tecnicamente la questione. Diamo un po' di consigli sostanzialmente su come affrontare un tema che è scottante, riguarda tutti gli italiani e riguarda chiaramente anche i lavoratori di Ilva in AS. Abbiamo avvicinato uno dei tanti lavoratori partecipanti a questa assemblea, Mauro Doro, un lavoratore ex Ilva in AS. Vogliamo vedere il punto di vista un po' più da quello che è lo zoccolo duro di questi lavoratori. Cosa puoi dirci? Cosa dico? Che praticamente io faccio un punto della situazione molto breve. Dal 2018, da quando è stato siglato l'accordo a Roma, quando c'è stato il passaggio da Ilva a Mittal della fabbrica, ad oggi praticamente non abbiamo, ci ritroviamo praticamente al punto di partenza, perché un accordo siglato davanti in presenza del governo, firmato dal governo, davanti alle organizzazioni sindacali, tutti gli enti competenti, è stato completamente disatteso in tutto, tant'è che noi come USB abbiamo anche ritirato la firma. Ci troviamo ad oggi a vivere una situazione legato a
a questa cosa qui e a vivere, diciamo, in maniera in bilico, in maniera disagevole, a tutte le problematiche relative, no, al discorso di questo contratto che è stato interamente disatteso, e se ne sono aggiunte delle altre che sono una conseguenza naturale della condizione in cui ci troviamo noi, avendo ad esempio il doppio CUD e quindi tipo il trattamento integrativo, no, di cui tutti quanti, no, adesso abbiamo, no, la preoccupazione di come in qualche maniera come poter risolverlo, insomma. Quindi ci troviamo in questa condizione che praticamente è una condizione precaria sotto tutti i punti di vista. Vediamo messo a repentaglio il nostro salario, quindi il potere di acquisto del nostro salario viene continuamente messo in discussione. E noi abbiamo le nostre scadenze, i nostri, no, diciamo, impegni, e quindi non è facile, in tutta onestà. Al mio fianco Vito Musco, lavoratore ex Ilva Inaes, partecipante all'assemblea qui all'Hotel Salina. Qual è il suo punto di vista? Che praticamente dopo oltre 3 anni, abbiamo perso anche il conto, siamo sempre punto e da capo, non sono partiti gli LPU, l'integrazione anno per anno è sempre una lotta per averlo, e comunque non c'è nulla di nulla nel futuro per noi Ilva Inaes. Veramente ci stiamo stancando di questa situazione, perché giorno per giorno ci sentiamo sempre più demoralizzati e abbandonati dalle istituzioni, nonostante le tante promesse dalla regione, dal governo, dalla provincia, dal comune, tante promesse, però siamo sempre punto e da capo e sempre a lottare.